cambiamo l'ingresso del monitor e si va, e si va, si va, si va, tutti insieme, cazzo, tutti insieme. L'amico Sharky mi chiede il mio nick, in teoria dovrebbe essere Michubi. Come faccio a vederlo? Dovrebbe essere MichoB, provo a cercare MichoB o Micho underscore B. Micho underscore B. Micho underscore B e mi trovi, ok? Si va, si va. Proviamolo questo Spider-Man, dai. Picchio te come va? Aspetta che metto dritta un po' la cam. Vediamo, vediamo. Ma è tardi. Impostazioni che prediligono un'esperienza bilanciata. Vai, facciamo tranquillo. Nuova partita, ta, 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 impostazione video. Ah, facciamo standard, dai. Nuova partita, via. Sì, perché io Mario e Morales non ho neanche giocato. Un messaggio per entrare al college. Vogliono che scriva qualcosa su di me. Devi venderti bene. È difficile. Hai qualche consiglio? Beh, prendi me. Ehi, Peter Parker. Ho 25 anni, ho una gran bella laurea in biofisica e amo la donna migliore del mondo. Che modesto. E migliore giornalista della città? È vero, grande MJ. Cerco di essere all'altezza dell'altra donna migliore del mondo, May, mia zia. Sempre più modesto? E tempo fa sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ma non posso scriverlo! Ehi, abbi pazienza, sto improvvisando. Ho usato i miei poteri per aiutare la città e salvarla da chi voleva distruggerla. Come il mio mentore, il dottor Otto Octavius. Perse il lavoro a causa di un suo ex collega, Norman Osborn. Otto si vendicò usando un'arma biologica. Alla fine riuscì a fermare Otto, ma a un caro prezzo. Niente male, ma io non sono Peter Parker. Esatto, tu sei Miles Morales. Hai 17 anni e studi alla Brooklyn Visions Academy. E poi? Io, ecco, di tanto in tanto aiuto mia mamma nel suo lavoro ad Harlem. Lei è la consigliera Rio Morales. E mi piace una ragazza, lei è spettacolare, la ammiro molto. E credo sia una delle migliori artiste in città. Anche io sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ho imparato ad essere Spider-Man dall'originale. Ma ho imparato ad essere un eroe da mio padre. È stato ucciso da Martin Lee durante un attentato. Cerco di fare del bene ogni giorno,
proprio come mi ha insegnato papà. È difficile. A volte non si possono salvare le persone a cui vogliamo bene, neanche con dei superpoteri. Ma un vero eroe non si arrende mai. E non intendo farlo. Non lo so. Non riesco a parlare di me senza citare Spider-Man. Certo che puoi. Devi solo... perché non butti giù altre idee? Vabbè, un bel riassuntino veloce dei primi due Spider-Man. Premi X. Il simbionte è quello. Ci siamo. Stai bene? Mi fai una promessa? Sì, certo. Se non funziona, uccidimi. Funzionerà. Sai che non mi resta molto tempo. Vorrei averlo per salutare. Ascolta, non ti lascerò morire. Farò qualsiasi cosa per non perderti. La campanella c'è per un motivo. Prendete posto. Eccomi! Buongiorno, ragazzi. Da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola. Ciao. Io sono io sono il... Signor Parker, e voi siete fortunati, perché questo è il corso di fisica, e la fisica spacca. Vabbè. Cambiato capelli. Chiesti come fanno gli insetti, uccelli o rettili a camminare sull'acqua? Due parole. Tensione superficiale. Bagno, posso? Ok. Questa tensione si basa sulla coesione, ok? Nell'equazione la tensione si esprime con gamma, ovvero la forza, esercitata parallelamente alla superficie del liquido. F divisa per la lunghezza, L, della linea sopra cui agisce la forza. Qualcuno... Mi serve una mano? Il signor Morales, giusto? Sicuro di non poter risolvere il problema da solo? Sicuro. Ok, ragazzi, leggete il capitolo 4 o 5, quello che è. Miles, questo lavoro mi serve. Se la preside si accorge che sono sparito, mi licenzia. Lo so, ma questa devi vederla. Non mi è piaciuta la parte... Marco, proprio oggi? No. Ok, addio lavoro. La fisica lascia un po' a desiderare. Chi è? Chi è? Preside Evans già mi odia per il ritardo di stamattina. Bro, te l'avevo detto di non tardare. Sta tranquillo, non impiegheremo molto. Lo spero, perché ho appuntamento per la mia candidatura al college.
Oh, hai finito il saggio? Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Ragazzi, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il Bugle. Ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni, correva lungo la Broadway urlando frasi sconnesse. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Ah, cavolo! Dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. State attenti. Per fortuna ci sono due Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Usiamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste! È a stento un prototipo. Va testata! Le hai portate, vero? No comment. Non posso piccare. Mi appendo anche nel nulla. Dove sono andato? Siamo in un mare di sabbia, Spider-Man! Muoviamoci! Dobbiamo raggiungere Sandman! Occhio! Che l'abbiamo trovato! Marco! Cosa? Quello è Sandman? MJ non scherzava! Se non lo fermiamo farà male a qualcuno! O a se stesso! Quel braccio fa paura! Avevo premuto schivata! Sta è proprio fuori controllo! Dobbiamo fermarlo! Si sta scaldando! Forse ha fame? Potrei lanciargli una merendina! Dimenticavo quanto fa male la sabbia! Rilanciamogli addosso quei detriti! Qual è il piano? Tienilo impegnato! Ho un'idea! Oh, cavolo! Ancora arrabbiato dopo tanti anni, Marco? Prova un po' di yoga! Aia. Deve essere più tipo da Pirates. Bella idea! Non ho detto che era buona! Speravo in una giornata normale! Insegnare bisogni! Fare due chiacchiere imbarazzanti in sala professore! Ehi! Usate le scale! Aiuto! Spider-Man, vuoi firmare per questa consegna? Pacco in arrivo! Ci sono! Ce l'ho! Sa fare dei mini me? Voglio farlo anch'io!
immagini? Ma non prima che mi vomitasse addosso! Non è l'unico! Anche Sandman ha rigurgitato degli amichetti! Sul serio? Può farlo! Così pare! Mi serve qui! Signor Parker? Scusi, chi parla? Preside Evans! Ma certo! Presidente! Tutti gli studenti hanno evacuato le armi. Lei dov'è? Signor Parker! Ho solo... dimenticato... una cosa! In macchina! Ho lasciato qualcosa in macchina. Sto solo... Voglio dire, sto tornando giusto ora! Torni subito qui, ne deve dare agli studenti. L'avviso! Qui si mette... Gli studi di Otto sono stati preziosi per queste braccia. Ci sono quasi. Come andiamo? Miles ha chiamato la preside. Oh no! Sarò espulso? Ehi, tu hai solo saltato una lezione! Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza! Sei fregato! Ho sempre odiato quel nome. Lo so, okay, che c'è! Ok, sciarpone! Non ha niente a che vedere con te! Lasciami stare! Voglio aiutarti! Ma prima devo farti male! E intanto il nostro amico non fa un cazzo. Chi tenta di fermarmi morirà. Testardo, dobbiamo essere più convincenti. Come? Detesta l'acqua e ha già le spalle bagnate. Scommetto che non è un grande fan dell'elettricità. Perspicace. Io intanto tengo aperto il rubinetto. Mi sono avvicinato troppo. No, sto guardando la chat. Ti basta? Funziona. Devo continuare così. Ma perché? Devo abituarmi ai tasti. Uffa. Perché non schiva? È stordito! Colpiscilo! Ah!
Si vede che non sono giocato a Miles Morales. Ora posso avvicinarmi. Chi ha urinato dell'acqua? Cavolo! Ci sei? Più o meno! Pensavo di averti perso! Oh, non ti libererai di me! Ora sta a Genki a aiutarci! Genki, ci sei? Cosa? È pazzesco! Lo so, ma ascolta! Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street! Ok, controllo le mappe. Pensa. Anche tu, signor Parker. Contaci! Aspetta, cosa? Lui lo sa! Genki sa tutto! E a lezione ci siamo comportati in modo strano? Una maledetta scuola per piccoli geni! Quadrato da mezz'ora. Ritardo io qui tasti, porca troia. Non deve colpirmi di nuovo. Posso prendere un po' di sabbia? Volevo solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Ora stiamo esagerando. Che è successo? Sono finito fuori! Tu continua a salire, ci vediamo in cima! Quel serbatoio d'acqua è l'unica speranza!
Oi! Teo! Teo San! Ma vai in figa! Dove sei, Pit? Torna! Resta dentro! Sarà impegnato. Mi serve quel serbatoio d'acqua, altrimenti... Continua così, Miles. Ciao, bellissimi, come state? Avevo solo una vita normale. Non è troppo tardi! Ora è tardi. Oh, cavolo! Pensa che io... Ascolta, con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di te. Grazie, mamma. Sii prudente. È chiaro, mijo. Come dice mamma, non posso deludere New York. Bisogna prenderci un po' di abitudine. Salta prima! Stai solo peggiorando la situazione, Marco! Non mi importa. Sto cercando di prendere il ritmo. Se parlassi di questo nel mio saggio, andrei in qualsiasi college! O Spider-Man ci andrebbe! Giusto! Non divagare, Miles! Concentrati! Ma Dio, madonna! Dove andiamo, Spider-Man? Ci sono quasi! Il serbatoio è nostro! Siamo un ABC, cioè non riesco a guardare la chat, giocare e essere tutto preciso, cazzo.
C'è un monitor che è in ritardo di qualche secondo, quello che vedete voi. Cioè, devo prenderci anche l'occhio, cazzo. Io volevo i vasi, cazzo. L'ambientazione c'è, la sabbia di Assassin's Creed c'è. Usa i nuovi giocattoli! L'ultimo aggiornamento della tuta non era stabile, ma... ora o mai più! Le ali di ragnatela! Funzionano! Non è ancora finita! Marco è alla spiaggia del Molo 4! Cosa combinerà con tutta quella sabbia? Beh, lo ha appena fatto! Mi servi subito, Miles! Sì, lo vedo! Sono dietro di... Miles! Miles! E che cosa mi sono cacciato? Datti una calmata, Marco! Degli innocenti sono in pericolo! Ti preoccupi solo per loro. Nessuno ascolta Mark, ma tutti dovranno ascoltare Sam. Mi ha sminchiato forte. Miles, l'unico il solo. Hai qualche idea? Molto marvegliano, cazzo. Comincia la lezione. La tempesta di Marco sta generando molta elettricità. Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Folgorite, come quando ho folgorato i mini Marco. 10 e lode. Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro. Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo. Wow! E dimmi come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu! Con i nostri giocattoli! Ma porca! Oi! Sono già morto, cazzo! Molta elettricità. Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Folgorite, come quando ho folgorato i mini Marco. 10 e lode. Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro. Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Ma perché vedo tutto in ritardo, Dio cantante? L'ho schivato, le cure è bello. Perché non vi arrendete? Abbiamo promesso
di proteggere la città! No, io ero più bravo sulle... Ci siamo! Fusione, fusione! Ci siamo! Servono il putato! Adesso. Ho sabbia ovunque. Marco, andrà tutto bene. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Sì. Basta chiedere. Matteo, mi paghi il caffè giovedì. Basta chiedere. Quando vi cercheranno? Di chi parla? Spider-Man ha detto che basta chiedere. E ho chiesto. Oddio. Questo è brutto. Fanno un mu? La fanno un mu? Sei diventato lento, Sergei. Un destino che tu non dovrai affrontare. No, picchio! Sono stato la tua ombra per ore e tu non hai notato nulla. Patetico. Dai che siamo a 10, cazzo! Arriveremo a 15 entro la fine della live. Ho chiesto un degno rivale. E questo è ciò che mi portate. Signore, e se provassimo a cambiare terreno di caccia? No, si chiamano Spider-Man 2 perché sono due Spider-Man. Cazzo, c'è la mappa! C'è la mappa! Accendete i fuochi. C'è... Allora, Sarita, vederla così pecca un po' soltanto. Allora, la grafica è buona, molto buona. È un po' la fisica che ogni tanto è un po'... un po' fuori. Ma io non prometto di offrire niente, cazzo. Sono povero. Ecco, io sono come Peter Parker, sfigato, cazzo. L'app è andata. Pete, riesci a vedere? Ah, Teo, ti è arrivato allora l'ippone. O almeno ti è arrivato l'alimentatore. Dammi un attimo, Miles. Ci
Peter Parking. Il mio è Peter Parkinson, il mio. Sì, anche qui non va. Ehi, Genki. Lo so, la rete di telecomunicazioni non ha retto. Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda, ma... un attimo. Forse ho un'idea. Fai in fretta. Bene, bene, almeno c'è qualcosa. Magari i primi volumi erano come fare l'alimentatore. Ho visto una richiesta tra Liberty e Broadway. Sto andando. Che casino! Marco, cosa ti ha preso? Eccoli! Erano di là! Ti ho preso! Resisti! Cazzo, spendi 1600 euro non ti danno neanche l'alimentatore? O la Saretta ha speso un po' meno e non ha voluto prendere l'alimentatore? Spider-Man, hai un secondo? Mi ha chiamato la centrale, ma la linea è saltata. Dobbiamo subito portare i soccorsi. Subito, capo. Subito, capo. Quanti cazzi capi ci sono? Ci siamo. Signor Parker, mi serve aiuto per sistemare l'app. Dimmi tutto. Vai sul tetto dell'edificio tra Ward e Lafayette. Qual è il piano? Ci vorranno ore prima che le infrastrutture tornino a funzionare. Ci serve una rete tutta nostra. Ambizioso. Da quanto tempo ci stai lavorando? Lo sognavo da quando ero in seconda media, ma il piano vero e proprio è di... 2 minuti fa. Che domande del cazzo ti fai? Saretta. Deve esserci un lanciadroni qui attorno. Che cos'è questa roba? Ricerche sull'ambiente per una startup. Il lanciadroni serve per i sensori d'alta quota. E questa startup ci ha autorizzati? Sì, ho parlato con il capo. Ci sarà, ci sarà un supereroe che pulisce... Washing Man, qualcosa del genere, Clean Woman. Ok, dimmi cosa fare. Hai ancora la stampante 3D nei lanciaragnatele, giusto? Devi creare una cosa alla svelta. Maestro Lindo, vero? Ce li ho. Scopo, man. quello è il soprannome di Rocco, mi pare, no? Scopa man. Oh, no, segue solamente i newyorkesi che inviano messaggi all'app. Il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati. AMCO. Ho appena creato un amico. Esatto. In seconda media ero un portento. Ok, ora... Ma che battuta che fanno? Ci sono molte interferenze, quindi cerca di seguire il percorso indicato sul visore. Io provo a potenziare il segnale. Oh, lancio il drone! Teo, sta attento, lancio il drone! Cazzo! La rete è tornata attiva. Io una notifica agli utenti. Se vuoi lo cerchiamo. I dovrebbero arrivare a momenti. Funziona! È che il Teo è tirchio, non paga neanche i caffè agli amici. E... No, ho incrementato un livello, non ho fatto un cazzo, ma ho incrementato un livello. Un punto abilità. Apri l'albero delle abilità. Ho pronto tutti i tasti del cazzo.
Allora, abilità. Questo è l'albero abilità condiviso in cui sono presenti le abilità a disposizione di entrambi gli eroi. Per ciascuno degli eroi è presente anche un albero dell'abilità personale. Apri l'albero dell'abilità di Peter. Spider frusta un attacco che solleva gruppi nemici. Tieni premuto per agganciare l'arma di un nemico, tieni premuto accanto a un nemico in aria per scaricare. Facciamo questa. Ok. Dopo lo proviamo. Spider frusto, sì. Fatto! Dobbiamo andare a vedere il cantiere. Magari troviamo anche Teo già sul cantiere, come i vecchiotti. Vieni indietro! Forza! Così! Abbiamo tutto il tempo. Gli sbirri sono distratti dalla sabbia. Ripuliamo questo posto. Dai, carichiamo! È qui! Distruggiamolo! Furti d'armi? Non se ci sono io! Attieniti al piano! Si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui? Ti vedo! È laggiù! Penso che lancerò una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche! Non so, un club dei complimenti! Non fanno male a nessuno! Ma perché? Porca troia! È un quarto d'ora che premo! Sì che incassa bene i pugni! Bravo! Schiva questa! Era Spider-Man! Sì! Senti come suona bene! Meno armi, più complimenti! Ce l'ho sotto tiro! Cavolo, erano parecchi. Approfittare della sabbia che blocca. Ma te lo dice lui quando curarsi, non è. Marco. Ne arrivano altri. Però adesso anche se premo in giù non me lo fa la cura. Chi è Vin Diesel, scusa?
Con allora L1 per scattare in avanti. Ok. Dopo. Sei una seccatura. Anche voi altri sei una seccatura, cazzo. Saretta, aiuto. Ma cosa c'è? Cosa c'è sopra la macchina? Sente? L'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Dammi un minuto, ti richiamo. Cavolo, non ce l'abbia con me. Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quello arrabbiato. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiata. Ma dai, ormai dovresti conoscermi. Quand'è che c'è anche il drone di Amazon? Vediamo. Era una domanda retorica. Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te. Ero arrabbiato con l'universo. Andiamo. Una porca. Niente, arrivo troppo in ritardo con i tasti. Devo concentrarmi. Saretta, fammi vedere le tette così mi concentro meglio. Dai. Sente? L'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Dammi un minuto, ti richiamo. Ognuno si concentra con quello che può, no. Cazzo. Credi ce l'abbia con me. Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quello arrabbiato. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiato. Ma dai, ormai dovresti conoscermi. Quand'è che mi hai visto arrabbiato? Vediamo. Era una domanda retorica. Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te. Ero arrabbiato con l'universo. Sentirai molto male. Spera che non riesca lì più. A me manca il comunista, quello di God of War. Ok, l'app è quasi pronta. E già che c'ero, ho pensato di svecchiarla un pochino. Non perderci troppo tempo, deve solo raccogliere le richieste dei cittadini. Certo. Mentre la pace si aggiorna, ampliamo la rete. Ora sento Miles. Mi sembra molto simile a Batman Knight. Miles, per chi l'ha giocato. Sì, dimmi. Raggiungi il tetto di quel palazzo. Ehi, sembravi stressato prima. Tutto bene? Già. Beh, ci sono un mucchio di cose da fare. Ho fame e nel distributore sono rimasti solo cracker a basso contenuto di sodio. Ah, che rottura. Me la caverò. Allora, sono riuscito a finire quell'aggiornamento per l'app di cui ti parlavo grazie a un amico. Ah, oh, è vero, non puoi ancora capire la battuta. Tra un attimo sarà tutto più chiaro. Dai, andiamo! C'è ancora da fare. Ma perché è andato di là? Andiamo su.
sto provando un po' a volare come... Ah, non fa le curve comunque quando va su. Ok, ci sono. Deve esserci un lanciadroni nelle vicinanze. Non vedo niente che somiglia a un lanciadroni. Forse è sotto la sabbia. Ok, vedo il lanciadroni. E ora? Serve un AMCO stampato in 3D. Cos'è che serve? No! Qual era il tasto? Scusatemi, sono imbranato, scusatemi. Ho capito. Ho capito. Fammi indovinare. Aereo mobile di collegamento? Quasi, ma ora non importa. Il punto è che usa segnali correlati su scala spazio-temporale. Calcoli in wireless. Sei un genio, Genki. Ah, ma dai. Ti ho inviato il percorso con la massima stabilità di rete. Rispettalo e avremo il segnale necessario. Sarà come prima. Lancia il drone. Madonna, stavolta le un po' più di... Ok, connessi alla rete locale. Wow. Wow, wow. Adesso cosa minchia devo fare? Visto. Vado subito. Spider-Man era al circolo delle armi. Sbrighiamoci prima che arrivi. Ehi, serve una mano? Avete perso le chiavi? Ma Fabbro più avanti! Non puoi fermarci, Spider-Man! Siete bravi a mettervi in tanti contro un blindato indifeso! E se invece di rubare provaste, che ne so, a dare una mano a salvare i cittadini? Schiaccialo! Non mi entra in testa il cerchio, ma sotto il quadrato. Che mi ha schivato perfetta quando il senso di raggio diventa rosso, più schivare e lanciare automaticamente la lanterna contro il bersaglio. Miko, tutto ok? Sì, mamma. E tu? Sì, sono in centro ad aiutare Gloria col pista. Oh, hai parlato con il signor Sumida? No. Che dici, Mus? Spider-Man non ti farà entrare al college. Lo farò, mamma, promesso. Scappo! Basta scherzi. Servono le armi pesanti. Pesanti? Oh!
volando! Cazzo, questi è grossi però. Devi appena prima dell'impatto di un attacco in mischia per sbilanciare il nemico. Le deviazioni eseguite in anticipo sono meno efficaci. E dire che dovrei essere a lezione di fisica a memorizzare equazioni astratte per situazioni ipotetiche. Stiamo io. Preferisco questo genere di fisica. Ci siamo! Fuoco! Ragno stecchi, come piace a me! Come ragnatele! Sparate al ragno! Non dategli retta! Prima mira, poi... Dai, ci sto prendendo un po' di manina, dai! L'app è stata aggiornata. Dacci uno sguardo. Ok, l'app è stata aggiornata. Bel lavoro! Abbiamo una nuova richiesta. Genki, bel lavoro con l'app. Sarà utile a un sacco di gente. Ma non c'è neanche un po' di gnagna su sto gioco. Sistemiamo le ultime richieste e torniamo a scuola. Allestita presso la vicina stazione di polizia. È anti-gnagna sto gioco. La gente ha bisogno di aiuto. Salvaci! Dove sono le spider tette? Non vedo un cazzo. Un cristallo. Controllo. Come ti ha detto l'amica l'altro giorno, lei porta la quinta, io non mi accontento. Ancora tu, ma ancora l'uomo di sabbia. Ma porca. Miles, sono MJ. Come vanno le cose? Sto combattendo contro Sandman. Fossi, ma si è già evaso. No, sono a Raptide qui davanti a me. Ma perché? Aspetta, fammi parlare con i medici. Ok, comincio a stancarmi. Ok, ho parlato con i medici. C'è una specie di cristallo lì da te? Sì! I medici dicono che la mente di Marco è andata in pensione. Letteralmente. Cavolo! E da dove vengono questi tizi di sabbia? Sono parti del suo subconscio che cercano di proteggere il cristallo. Ma c'è di più. Se riuscissi a rubare tutti i pezzi, dicono che forse potrebbero farlo tornare come prima. Essere un uomo di sabbia è complicato! Ok, Marco. Cosa stava proteggendo il tuo subconscio? Non ci ho giocato, perciò. Prima eravamo insieme.
Cos'è quella roba lì? Da solo. Un cristallo parlante. Ok. Sembra contenere un frammento dei ricordi di Marco. MJ ha detto che ci sono altri cristalli sparsi in città. Oh. Devo tenere gli occhi aperti. Ehi, puoi sistemare l'ultima richiesta? C'è un VIP bloccato in una limousine. Ancora. Ok. Ma chi cazzo mi ha ottenuto? Cioè, pensa che... chi cazzo sono io? Genki, Sumida è ancora lì? Sì, è con Eili al momento. Sta cercando di prendere tempo, muoviti. Comunista! Spero che mi aiuti con il saggio per il college. Non ci hai ancora messo mano. Beh, visto che mi hanno già preso alla ESU, potresti aiutarti io. Nah, fai già troppo. E ho cominciato a fare la live troppo tardi. Continuerai a vantartene per secoli. Di persone. Questo è vero. No, un po' impreciso. Ehi, ancora. Via da quella limousine. Ah! Ehi, ragno, prendiamolo. I paparazzi sono già una piaga. Se hanno le armi, poi... Fate proprio schifo, lo sapete? Ma perché? Che maledetto cerchio di merda! Cioè, basta prema sempre parata, prima o poi parte. Sono fregato. Vediamo come sta il passeggero. Il passeggero. No, sono io pirla, Sharky. Sto cercando di fare troppe cose. L'ospedale. No. Jay, Jonah James. Devo dirlo a Spider. Oggi Blu ne ha pochi spettatori. Spider-Man, devi proprio. Cosa gli è successo? Ecco, mi sta giocando a Spider-Man. Fremo dalla curiosità. Fammi sistemare questo idrante e arrivo. Signor Jameson, sono Spider-Man. Mi sente? Chissà quanto lo pagano. Spider-Man, guarda chi c'è. Cosa? Dove sono? Spider-Man! Jonah, luce dei miei occhi, tutto ok? Aiuto!
Mi hanno rapito! Cosa? No, io la sto aiutando! Fate una foto! Criminali mascherati rapiscono giornalista! Siamo alle solite. Comportati bene con i dottori. Dovrei guardare dove vado. Mi hanno rapito contro la mia volontà. Io non... Oh! Minacce! Voi due siete una minaccia! Ma J. Jonah Jameson non vi molla, capito? Non vado da nessuna parte! Ehi, dove andiamo? Dove stiamo andando? Signor Parker, dove si trova? Preside Evans. Sì, sì, sono proprio Peter Parker. Mi scusi, c'è stata un'emergenza e... Ma arrivo subito, giuro. Se non è qui tra 10 secondi... Oh no, no. 10 secondi. Presto. Non ci credo che l'ho fatto. Dov'è il signor Sumida? Oh, lui se n'è andato. Ha parlato di vacanze. Cosa? È fantastico, Ailey. E mentre non c'eri, ho scoperto che mi hanno dato la borsa di studio Rand. Sul serio? Sì. Coso, vai forte. Coso. Gran giorno per tutti. Wow. Peccato che non c'ero. Oh no. Non posso guardare. E non posso non guardare. Preside Evans. Sì? Abbiamo deciso di arrivare. Lo so che sembra imperdonabile. Sembra. Ma non mi piace sto Peter Parker qua. Lo so. È che tutto questo è ridicolo. È l'ultima cosa che avrei voluto. Sembra un disegnatore della Commons. No, ecco, se solo basta lei... con le scuse. Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti, non di abbandonarli. È licenziato. Ecco. Primo giorno, è già licenziato. Bello. Se sei Spider-Man, deve essere dura tenersi un lavoro. Ma di certo tu ce la farai. Un passo alla volta completato, punti esperienza 700. Se ti può consolare, abbiamo avuto insegnanti peggiori. Posso aggiungerlo al curriculum? Senti, il New York Bulletin ha lanciato un concorso fotografico. Ho inviato uno scatto ieri. Oh. I soldi sono pochi, ma sono sempre soldi. È il giornale di Robbie Robertson. Un tempo lavoravamo insieme al Bugle. Penso di sapere cosa sta cercando. Grazie, Miles. Di niente. Se ho tempo, invierò qualche altro scatto anch'io. Robbie diceva sempre... Non mostrarmi la città, mostrami New York. Niente male. Che cazzo tutto fare qua?
I nemici intrappolati dalla tela, folgorati o stroniti dal veleno possono essere lanciati tenendo premuto. Durante un tuffo, no. Faccio questo. Proviamo, dai. Ora lo invio e... Peter, come stai, ragazzo? Ciao, Robby. Scusa l'improvvisata, ma volevo informarti che ho appena inviato una foto per il tuo concorso. Splendido. La pubblichiamo di sicuro. Ora devo scappare in riunione. Se catturi qualche altro angolo autentico di New York, mandamelo. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Grazie. Prego, dai, 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 cambiamo, dai, cambiamo. Voglio menare qualcuno. Hai ottenuto progressi nel quartiere, sventando crimini, completando attività a Little Odessa. La mappa consente di visualizzare e seguire attività presenti nei 14 quartieri di New York. Procedi nella storia per sbloccare nuove attività. Ogni quartiere garantisce 3 livelli di ricompensa. Secondo livello attiva il viaggio veloce su interno. Scorri su un quartiere per tenere traccia di progressi. Consulta spesso per scoprire. Esplora la città per liberare attività nelle vicinanze e raggiungere la mappa. Il costume è pieno di sabbia in posti spiacevoli. Forse è arrivato il momento di cambiarlo.
Excusez-moi. Io non ci vado da anni. Quando stavamo nel vecchio ufficio del Google, ci rifugiavamo qui ogni volta che Jonah stava per dare in escandescenze. Quanti articoli ho finito seduto in quel bar. E quanti grassotti. Andiamo. Mi ero distratto. C'ero durante la crisi del respiro del diavolo. Altro che sempre. Qui non siamo in Arizona. È vero. A volte non so cosa pensare. Super. Mia nonna me ne parlava sempre. Si faceva tutto il punto. E a piedi ogni domenica per andare a comprare le verdure più fresche in città. Un giorno però fece tardi e un tizio le soffiò i pomodori da sotto il naso. E fu così che conobbe mio nonno. Soffrite il caldo? Io non ne posso più! Per fortuna quando l'apa mi assilla posso entrare nella bodega e godermi l'aria condizionata. Non ha tutti i torti, ma i loro condizionatori sono sparati a palla. Serve la giacca, ma chi se la porta dietro con questo caldo? Sarò onesto, gente da Teo, non abbiamo l'aria condizionata. Però tira una bella rietta. Come ti pare? Era buona? È buona? Se non lo è... Simpatico il discorso del porto. Andiamo a vedere qua il crimine che c'è qua. La rivalità tra bodega è sempre stata agguerrita fin dalla notte dei tempi. Ma da quando quella bodega ha cercato di emulare il successo di Teo... Guarda chi c'è nel quartiere! Basta! Mi butta male! Non mi sfugge niente! E poi! Grazie. Potremmo andare in tournée assieme. Sarebbe un'ottima scusa per costruire una spider mobile. Perché non si cura?
Puoi creare anche nuovi stili per i tuoi costumi, crea stili per... qua mi servirebbe la saletta per fare gli stili. Alcuni costumi vedono tre stili alternativi in aggiunta all'originale. Crimine segnalato. Ehi, hey, MJ. Ehi, hey, sto andando a casa tua per lasciare una cosa. La porta sul retro è aperta? Non lo so. Sono uscito di fretta stamattina. Ci vediamo lì. Ok, bene. Tu e Miles siete tornati a scuola? Sì. Sì. È stato un primo giorno impegnativo. Domani andrà meglio, vedrai. Sì, di questo sono sicuro. A dopo. Yeah. Che c'è di peggio che essere licenziati? Dirlo alla propria ragazza. Quegli idioti vogliono rubare dentro una casa. Vi serve una mano per caso? Fino all'ultimo respiro, Spider-Man! Attenzione! È lì sotto! Ordinaria amministrazione per Spider-Man. Dai, sto migliorando. C'era un traffico tremendo. Sandman ha fatto davvero un casino. Comincia a prenderci la mano, eh? Beh, per la città è comoda. Però non sono convinta che mi piaccia. Hai convinto me? Cosa c'è? Mi hanno licenziato. Mesci bene. Mi spiace, eri così emozionato per quel lavoro. Lo so, avevo già programmato tutto il semestre. Avremmo costruito elicotteri alimentati a patate. Mi dispiace tanto. Almeno presto potremo fare i disoccupati in sicurezza. Vuoi dire che Jonah si è già scatenato? Più o meno. Inizia a fare discorsi sulla meritocrazia radicale. Addirittura, e che vuol dire? Vuol dire che... chi non riuscirà ad avere un pezzo... Cosa vi pare del gioco? Dai! Oh, beh, allora non rischi niente, perché sei la cronista migliore. Cos'hai lì? Libri sulla Simcaria invenduti. Non so più dove metterli. Ma hai avuto grandi recensioni. E ho venduto solo 14 copie. La Simcaria non interessa a nessuno. Il Bugle detta legge in città. Li posso fare la differenza. Chi è arrivato? Chi è arrivato? Sì, chi è arrivato? Senso, dai. Non so cosa fare. Davvero, per trovare la tua strada ti serve il Bugle? Ho provato a fare qualcosa dall'esterno e... non si sa. È già andato via. No, devo cambiare le cose dall'interno.
Sì, devi rivoluzionare tutto. Non ho avuto tempo per pulire. Stanza sul retro? Intanto passa la saletta. E washing man. Intanto metto un po' in ordine. May ha ipotecato la casa per tenere a galla il Fist. E ora affondo io. Vorrei dedicarmici, ma non trovo mai il tempo. Dai che t'ha fame. Peccato che l'insegnamento. No, che brutto, che mosche. Non lo so. In realtà vorrei prendermi una pausa, ma non posso proprio permettermelo. Beh, perché non vendi la casa? No, non posso. Cioè, potrei, ma non posso. Nel frattempo potrei pagare io l'ipoteca. No, non posso permettertelo. E poi dicevi che Jonah potrebbe fare dei tagli. Non mi lascerò licenziare da lui. So quanto tieni a questa casa. Troveremo una soluzione. Sì, troveremo una soluzione. Tutti insieme, dai. Tutti insieme allegatamente. Buttiamo via la frutta. Fa male la frutta. Cosa c'è qua? È sushi? Ehi, hai ripensato all'idea di trasferirti qui? Ne abbiamo già parlato. Devo vivere in centro, vicino all'azione. Ma pensa alle cenette romantiche che faremmo. E da quant'è che non torni a casa per cena? Colpito. Colpito. Buttiamo via anche questo. E questa roba? Sono tutte cose di May? Sì, vorrei donarle in beneficenza, ma non ora. Che cosa guardi? Alcune tue vecchie foto molto carine. Cavolo, non le vedevo da parecchio. Siete andati tutti a letto, cazzo? Penso fosse in camera mia. Perché scattare una foto? Equilibrio. Ah, ci sei, picchio! Come stai? Siamo ancora lì. Diamo un'occhiata. Fammi sapere cosa trovi. Io continuo a sfogliare queste foto che mi tenevi nascoste. Oh, che patatone! Che patatone, che bello! Patatone! Ma dov'è che era quel foro? Il mio senso di Micio B dice di andare qui. Spider-Man, pericolo o minaccia? Le linee sono aperte. È una minaccia, è anche bella grossa. Lasciatemi dire una cosa su questo cosiddetto super. Non è super e neanche un eroe. Quindi come dovremmo chiamarlo? Un impostore? Un esibizionista? Ve lo dico io. Succede? Niente. Oh. Peter. Ecco, mi sembrava... pensavo... Credevo che ci fosse un topo nel muro. C'è qualcosa che non va? No. Stavo soltanto... Alla tua età,
Ero a capo del club di dialettica, capitana della squadra di calcio, nonché secondo violino dell'orchestra. E poi? Ogni anno raggiungevo sempre un nuovo traguardo. Ma quando decisi di puntare a essere anche la prima della classe, sono crollata. Dall'eccellere in qualcosa, non sapevo più fare niente. Così ho rallentato. L'equilibrio è un processo, non un traguardo. Ci sto ancora lavorando. Avanti. Su, coraggio. Forse May aveva ragione. Non posso fare tutto. A qualcosa devo rinunciare. Dovrei tornare da MJ. No. Bisogna andare giù. Andiamo giù. Ci sono novità. Domani Raft invierà due prigionieri a Ravencroft per le valutazioni. Sappiamo chi? No. Ma voglio scoprirlo. MJ! Ehi! Sono ancora troppo debole per i tuoi abbracci. Scusa. Harry. Harry. Mi sei mancato. Mi sei mancato anche tu. Ho saputo di May. Peter, mi dispiace. Com'è andata in Europa? Dovete scusarmi. Mi hanno messo in isolamento per le terapie qui in città. Non volevo farvi preoccupare. È la stessa malattia di tua madre? Vabbè, era. Al passato. Pare sia in remissione. Ma Harry, questo è... Non posso crederci, stai alla grande. Puoi dirlo forte. No, devo tornare al lavoro. Cena domani? Coney Island? Come ai vecchi tempi. Andata. Questa è nuova. È un'abilità che ha sbloccato nel suo viaggio in Sicilia. Scusa se sono venuto senza avvertire. Ma cosa? No, ma figurati. Vuoi entrare? In realtà, speravo di fare un giro insieme, se hai tempo. Certo. Non posso credere che la scasso mobile funzioni ancora. Ho pensato di stupirti con questa. Vai. È la mia vecchia bicicletta. No, l'ho trovata su internet. Però è quasi identica, no? Wow. Sì. Addirittura gli stessi adesivi. Sicuro che non sia la mia bici. Sei pronto? Sì, dove andiamo? Lo vedrai. Forza, stammi dietro. Sei sicuro di farcela? Sì, mi sento bene. Usavo il bastone per sicurezza, ma non mi serve. Mi sembri molto più in forma di me. Allora, dimmi tutto. Che hai fatto di recente? Solo supplenze tra un licenziamento e l'altro. Do anche ripetizioni a uno studente delle superiori. È speciale. Ed è anche fortunato. Non avrei mai passato l'esame di calcolo senza di te. Ho letto del tuo vecchio capo, il dottor Octavius. Prova su. Diciamo così, sì. Mi è dispiaciuto che tu non ci fossi. Harry, perché non mi hai detto che eri malato? Sarei corso da te. Non sarebbe stato un bello spettacolo. La terapia è stata orribile. Galleggiavo a capsula curativa. Una capsula. Wow. Pure sperimentale. Ma siamo alla Midtown High. È lì che stiamo andando. Ne confermo né smentisco. Ta ta ta.
questo posto. Ancora 10 minuti dopo vado a letto perché siamo veramente pochi stasera. Grazie. Meglio che mi riposi. Perché siamo qui? Noi odiavamo il liceo. Ti ricordi? E magari domani sera parto con la live presto. Perché perdemmo la presentazione. Cazzo, partire alle 10, porca troia, non c'è nessuno. Il giorno dopo avevo un backup su una USB. Ma era nel tuo armadietto. Avevamo chiamato la scuola per poter entrare, ma dopo ore ci dissero di no. Eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola. Per poi arrivare a questa. Aspetta, cosa vuoi? L'avevamo forzata. Si va? Si va. Non c'è nessuno. Andiamo. Sei sicuro che la chiavetta sia lì? Quasi. Cosa? Non ne sei sicuro? Lo ero. Cioè, lo sono. Perché me lo chiedi ora? Non lo so, sono nervoso. Ora è il turno di una giovane promessa. Il numero 12. Aspetta. Eric Monacelli. È Baseball Rick. Che ci fa qui di venerdì sera? Ascolta la partita. Della squadra. Continua a giocare come stai facendo, ragazzo mio, e vedrai che diventerai una leggenda. Corriamo fin là. Aspetta, ci vedrà. Ragazzo alla stoppa del campione. Sono sicuro che ne sentiremo parlare. Tutto piano piano. La squadra ha un ultimo sforzo. Cerca di fare rumore. E i giocatori non hanno alcuna intenzione di sporca troppo. Preparati a un placcaggio, Flash. Sì, errore di sistema? No, non dobbiamo far rumore, non danni. Questo è stato un grande intervento difensivo. E si torna al piatto. Bene. Andiamo. Roba da criminali. Sono un criminale ora. Sono un criminale ora. Che ho mostrato la nostra presentazione a mia mamma. La trova fantastica. Ha criticato solo una cosa: il nome. Lei ha suggerito curare il mondo. Cavolo, ma è perfetto. Vero? Una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei primi, vero? Giù. Ci hai visti? Non credo. Dividiamoci, ci vediamo in palestra. Ehi, chi c'è? Siamo nei guai, Mayday! Dove sei, furfante? A qualcuno piace giocare, eh? Devo riuscire a ricaricare il lanciaragnatele. Dovrei avere del fluido nel laboratorio fotografico. Devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatela. Quindi, biblioteca laboratorio, laboratorio palestra, palestra armadietto. Facile. Via libera. Meglio muoversi. Che cos'è?
Non ho capito cosa ho da fare, cazzo. Faccio salta sul soffitto. Come faccio a saltare il soffitto? Non mi ansia a saltare sul soffitto. XL1. Allora, concentriamoci, Boris. Aspetta. Se ci hanno messo la scala, vuol dire che... No, ma qua non ce la faccio! Perché prima ci ho fatto e adesso no? Sto cercando di farlo.
Sarà che non sono abituato a giocare con la Xbox. Però L1 lo tengo, sto tenendo premuto, e anche X. Ok, ogni... Forse devo andare in un punto preciso, forse. Porca miseria! Ah! Sei qui vicino, ti troverò. Ma che minchione che sono! Abbiamo capito che quindi, c'è la porta. Biblioteca, laboratorio, laboratorio, palestra, palestra, armadietto. Facile. Il ragazzo deve essere scusami, sono Apollo. Quindi, biblioteca, laboratorio, laboratorio, palestra, palestra, armadietto. Facile. Comincio a essere stanco mentalmente, cavolo. Allora, resto su. Altro che fantasma della Midtown. So che sei. Che cos'era? Via libera. Meglio muoversi. No, avrei dovuto salvare il progetto online. Grate, le migliori amiche dei ragni. Già, devo ricaricare i miei lanciaragnatele. Ok, dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? Il dottor Octavius della ESU terrà una lectio magistralis il mese prossimo. Devo prendere i biglietti, andranno a ruba. Forse ho anch'io i miei eroi da imitare. So di averli messi qui, da qualche parte. Trovati. Oh, cavolo! Non ti fermare, non ti fermare. Devo trovare il modo di aumentarne la capienza per non restare più a secco. E ora, da Harry in palestra. L2. Ah, per raggiungere la palestra devo passare oltre quella ventola.
un vecchio zaino. Non ricordavo fosse qui. Dovrei iniziare a segnarlo. Non riesco a liberarmi di lui. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Darsela a gambe. Ops, non si passa. Ma porca miseria, pensavo che non si girasse. Dov'è? Capita anche migliori. Non riesco a liberarmi di lui. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Cos'era? Meglio darsela a gambe. Baseball Rick, devo allontanarlo dalla porta. Scusa il disordine, Rick. Ok, ora venitemi a dire che non c'è un fantasma. Non un fantasma, ma un ragno. Pensavo ti avessero preso. Recuperiamo la chiavetta e andiamocene. Tagliamo per la palestra. Che ricordi. È stato incredibile. È rimasto tutto com'era. Tranne le guardie che ci inseguono. Quindi abbiamo tempo per fare due tiri. Sicuro di farcela? E tu piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone. Ora mi scaldo, ok? Ok. Oh, sono davvero felice che tu stia meglio. Sul serio. Grazie. Ehi, sei riuscito a sistemare la casa di May? Per ora no. Sono stato impegnato. Non lo so. È strano cambiarla. Certo. Deve essere stata dura, Nate. Capisco. Ok, ci siamo. Tu? Quando vivrai con MJ ti aiuterà con la casa. Non lo so. Dici di no? Non so se verrà da me. Ah. Credevo che andasse bene tra voi. Era a casa tua. È complicato. Ma andrà bene, come sempre. Non male. A quanto siamo? Non ne ho idea. Neanch'io. È bello essere qui.
Ti ringrazio. Prego. Ma non è ancora finita. Conosco quello sguardo. Che cosa hai in mente? Sai ritrovare il tuo armadietto? Secondo te dov'è quella guardia? Nell'ala est, almeno credo. Allora prendiamo l'USB e andiamocene. Dai, finiamo sta parte di avventura. Tutto il computer. Lascia perdere. Non può passarla liscia. È il capitano della squadra di football. Io canto nel coro della scuola. Certo che la passerà liscia. Ci vendicheremo vincendo il concorso di domani. Ah, finalmente. Presto, qui sotto. Tornerà nell'ascensore. Ah, ho già controllato questo piano 3 volte. È una caccia ai fantasmi. Si spostano o no? C'è qualcuno? Che succede? Addirittura voglio. Andato. Oh, che fortuna. Che cos'è? Dai. Prendilo. Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui. Oh, no. Corri. Ehi! Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. È che non mi trovo ancora bene con i tasti. Non sono abituato. Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Non sono abituato al pad della PlayStation. Ci gioco una volta di morto del papa. Hai ancora la chiavetta? Sì. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite, la polizia. L'ho chiamata io, siete nei guai adesso! Vai! Va! Trattienili solo un minuto, ho un'idea! Che cosa dovrei fare? Non farti prendere! Ma certo! Polizia, aprite! Ehi, ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok, voi due date un'occhiata, noi parliamo con questo tipo. Devo isolare la guardia per recuperare la chiavetta. Sono qui da qualche parte. Vi stiamo cercando, ma serve una testimonianza. Cosa hai visto? Controlliamo. Cosa hai visto da qui? Beh... Visti coi tuoi occhi? Non proprio, no. Ma li ho sentiti. Come fai a dire che sono più di uno? Perché non andate voi a cercarli? Ormai saranno già scappati. Fa un bel respiro, ok? Dimmi che hai visto. Dunque, ho sentito qualcosa lungo le scale. Poi, come se qualcuno corresse nel corridoio. Anche se non era proprio rumore di corsa. Cosa hai sentito? Più che altro... ho sentito una presenza. A me sembra che sia tu quello che crede ai fantasmi. Non era un fantasma. Spero di no. Che non so dove devo andare. Oh! Possiamo dare il via alle danze? Ora devo solo distrarre l'ultimo tizio.
verso. E ora una cosina che amo chiamare portarello a testa in giù. Questi ragazzini mi prendono in giro, come se avessi tempo da perdere. Ah, Jerry mi starà aspettando alzato. Magari ha preparato i popcorn e quel tè che mi piace. E invece no, io devo correre come un matto dietro a dei mocciosi in piena crisi ormonale. E non voglio nemmeno pensare. Bene, potrebbero non essere. Quello è proprio sopra di lui. Perché lo so, so che i fantasmi non esistono. Però ti viene da pensare quando succedono certe cose. E così pensi a tutte quelle storie sul fantasma della Midtown. Quante persone dicono di averlo visto? Non così tante, no, non poi così tante, ma quando vedi che diventi inspiegabili, la tua testa vaga e ti vengono in mente cose inquietanti. Che cos'era? E ora come me ne vado da qui? Dai, che ce l'abbiamo fatta un po' alla volta. Accidenti, sono nell'ufficio! Ok, devo andare! Ce l'hai? La polizia! Non è la polizia. È mio padre. Goblin. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter, puoi scusarci per un momento? Cos'è questo? Penso avremmo vinto quel concorso, avessimo partecipato. Gli ultimi anni sono stati intensi. È un miracolo che io sia ancora qui. Ho una seconda occasione. E non intendo sprecarla. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai... Non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee e magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Trasferimento e niente più errori. Tu. Miles Morales.
È più banale di così, si muore. Ehi, hey Miles, hai da fare? Mi serve... Qualunque cosa sia, ci sono. Aiuto per una missione di scorta al raft. Benone! Dimmi tutto. Non guardarmi così, papà. È per staccare un attimo. Hola, amico. Come va il saggio? Beh, procede. Ora devo uscire, aiuto Pete con una cosa. Dobbiamo... Sai, preferisco non sapere i dettagli. Sta tranquilla, ma... Spera un momento. Beh, negli ultimi tempi ti è capitato di lavorare fino a tardi la sera e anch'io lavoravo fino a tardi. In realtà non lavoravo. Non guardarmi così, non sono nei guai. È solo che ho avuto appuntamenti. Di quelli veri. Oh, ok. E c'è un uomo. L'ho visto qualche volta e... Beh... Sta andando bene. Che cosa mi stai chiedendo? Vorrei invitarlo a casa. Per un pastelon. Beh, con la mia spider vita posso lasciarvi, sai, parecchia privacy. No, mi piacerebbe presentartelo. E farvi conoscere. Ma se sei a disagio, lo capisco, tranquillo. Ma... mi avevi convinto a pastelon. A dopo. Ok, certo. Ma... meglio andare al raft. Queste correnti d'aria fanno al caso mio. Come i vecchi tempi, completato. Ce n'è un'altra. Prendiamo l'ascensore aereo. Inizio a prenderci la mano! Un altro oggetto d'aria! Vediamo il panorama! Come mi piace il vento! Ehi, Miles, sono quasi a raft. Vieni anche tu, vero? Non posso mancare. A chi facciamo da balia? MJ ha scoperto che Scorpion sta per essere trasferito a Ravencroft.
Sono tutti preoccupati per l'arrivo di Sandman. Scorpion potrebbe dare di matto. Arrivo! Sì, va benissimo. Mi ricorda alcuni lettori che scrivevano al Bugle e anche... Quell'auto è una scheggia impazzita! È Spider-Man! Guida! Guida! C'è una corsa e nessuno mi invita? Sono Danica, state ascoltando il Danicast, il tenetevi forte podcast più in crescita di tutta New York. Guardati le spalle, Jonah, stiamo per rubarti lo scettro. Se siete nuovi ascoltatori, benvenuti. Il Danicast offre opinioni schiette su notizie vere di persone reali. Avete sentito di quel ferroviere, Dennis, che ha tenuto in funzione da solo i treni durante l'attacco di Sandman? La sala comandi era rimasta isolata per un blackout e lui si è collegato con lo smartphone da un hotspot per tenere attive le linee. Migliaia di persone sono state evacuate nel Queens e a Brooklyn per merito suo. Dennis, sei l'eroe del Danicast. Continua così. C'è un'ambulanza non troppo distante. Ti porto da loro. Sei molto gentile. Grazie. Ci siamo quasi! Spero sia stato un viaggio comodo.
buona fortuna. Sei stupefacente, Spider-Man. Grazie. Ehi, Miles, ce l'hai fatta. Arrivo giusto in tempo. Non ti fermare, Gargan. Pronti al prossimo. Il prossimo? Credevo di fare da babysitter sullo Scorpion oggi. Martin Lee. Miles. Sto bene. Tutto ok. È presto.
presto per i fuochi artificiali. Andiamo. Mi spiace, adesso faccio basta. È tardino, dai. Rosso, giallo. Se sono... Voi, proteggete i prigionieri! Io vado a sinistra. State pronti! Ai vostri posti! Avrei dovuto fare un po' di stretching. La tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi. Questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. Restituisci il favore! Dai, riproviamo l'ultima della serata. La tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi. Questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. Spider-Man, ma chi sono questi bici? Speravo lo sapeste voi. Ti copriamo. Tienili lontani dalla nave. Ok. Abbattiamo le difese. Informazione, fermatevi. Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin Lee. Dobbiamo fermarli. Perché volete quei cerchi? Il vostro club mi sembra già più... Ultimo. La tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi. Questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. Torna giù! Spider-Man, dove sono questi tizi? Speravo lo sapeste voi. Ti copriamo. Tienili lontani dalla nave. Ok. Abbattiamo le difese. Informazione, fermatevi. Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e... La tua testa sarà un gran trofeo. Whoa!
Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi, questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. Spider-Man, dove sono questi tizi? Speravo lo sapeste voi. Ti copriamo, venili lontani dalla nave. Ok. Presto sarà finita. Abbattiamo le difese. Informazione, fermateli. Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin Lee. Dobbiamo fermarli. Perché volete quei ceffi? Il vostro club mi sembra già piuttosto affollato. Lo vedrai. Sarà magnifico. Non promette niente di buono. Apro il fuoco. Non finiscono mai. Voi insetti state giocando con il fuoco. Classico errore. In realtà i ragni non sono insetti. Ma forse abbiamo questioni più urgenti al momento. Non fermatelo. Copriamo Spider-Man! Fratelli e sorelle, i rinforzi sono qui! Sveglia, non devono avvicinarsi ai prigionieri! Tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi, questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. Posso colpirlo? Non ho capito bene come si schiva. La tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi! Questa storia non ti riguarda! Ok, saltiamo i convenevoli! Sono troppo scarso, Dio cantante. La tua testa sarà un gran trofeo. Le lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi! Questa storia non ti riguarda! Ok, saltiamo i convenevoli! Via! Indietro! Ah!
fanno questi tizi? Speravo lo sapeste voi! Ti copriamo! Tienili lontani dalla nave! Ok! Abbattiamo le difese! Informazione, fermateli! Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte! Cercano di entrare nella nave! Vogliono Scorpion e Martin Lee! Dobbiamo fermarli! Perché volete quei ceffi? Il vostro club mi sembra già piuttosto affollato! Lo vedrai! Sarà magnifico! Non promette niente di buono! Non finiscono mai! Basta. La tua testa sarà un gran trofeo. Le lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi, questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. A colpire me! E sfondiamo le porte. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin Lee. Dobbiamo fermarli. Perché volete quei ceffi? Il vostro club mi sembra già piuttosto affollato. Lo vedrai. Sarà magnifico. Non promette niente di buono. Non finiscono mai. No! Vabbè. In fondo c'è quello preso. La tua testa sarà un gran trofeo. Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi, questa storia non ti riguarda. Ok, saltiamo i convenevoli. In campana! Sapeste voi! Li copriamo! Tienili lontani dalla nave! Ok! È nel diritto! Ragno, non scherzo! Abbattiamo le difese! Informazione, fermatevi! Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte! Cercano di entrare nella nave! Vogliono Scorpion e Martin Lee! Dobbiamo fermarli!
Perché volete quei ceppi? Il vostro club mi sembra già piuttosto affollato. Lo vedrai. E sarà magnifico. Non promette niente di buono. Spariamogli! Non finiscono mai! Voi insetti state giocando con il fuoco. Classico errore. In realtà i ragni non sono insetti. Ma forse abbiamo questioni più urgenti al momento. Non fermatevi. Bersaglio nel mirino. Copriamo Spider-Man. Fratelli e sorelle, i rinforzi sono qui. Sveglio, non devono avvicinarsi ai prigionieri. La tua testa sarà un... Gran trofeo. Ha ha ha.